senza i migranti fra qualche decennio. I paesi europei saranno spopolati e abitati da anziani. Qui non è destra-sinistra ormai, non ci interessano queste categorie. Qui la differenza è fra chi ama la nazione e chi la odia. Fra chi ama la nazione e sventola fieramente il tricolore e quei buffoni che sono sempre quelli che ci sputano sopra. Esistono ancora le nazioni, esistono ancora le patrie, esistono i confini, esistono i popoli, esistono le identità ed esistono le tradizioni. E a quei quattro buffoni che la sera vanno in televisione e ci spiegano che noi ci dobbiamo estinguere perché non facciamo più figli e ci dobbiamo far sostituire da tutto il mondo che vorrebbe venire qua, noi gli diciamo: siete voi che avete perso, siete voi che siete fuori dalla storia. Oggi qui ci riscopriamo come popolo, come fratelli con un vincolo di sangue indissolubile, ognuno con le proprie diversità, ognuno con le proprie tradizioni, ma uniti in un unico scopo. E ascoltate quello che vi dice lo spirito quando passate sotto al Colosseo, quando passate all'altare della patria e vedete che ci sono due soldati che fanno la veglia a un italiano che è morto per scrivere i confini di questa nazione. Lui riposa ancora lì. E non sappiamo chi sia, non sappiamo se sia un calabrese, se sia un lombardo, se sia un napoletano, se sia un romano. Sappiamo solo che è un italiano e che è morto per questa nazione. Ebbene, quando passiamo lì sotto l'altare della patria, quello che sentiamo dentro è la nostra appartenenza. Quando per chi ha avuto la possibilità si va al Sacrario Militare di Reti Puglia e si vede quella spianata di ragazzi di 18, 19, anche 17, 20 anni, e tutta quella scritta presente, ovunque, onnipresente, presente, presente, loro sono ancora qui e ci stanno chiedendo di combattere per questa nazione. Noi vogliamo assolutamente rispondere sì, noi combatteremo. Questo noi dobbiamo fare, essere esempio e continuare ad esserlo per il nostro popolo. Noi vogliamo avere i nostri parlamentari da mettere nei nostri quartieri a fianco degli italiani. Vogliamo tornare ad essere fieri di essere italiani, delle nostre tradizioni, delle nostre particolarità, della nostra lingua, del nostro territorio, delle nostre diversità anche interne, ma uniti. Parliamo d'Italia, fermiamo i nostri concittadini, diciamogli che c'è ancora una speranza, quella speranza è scritta dentro di noi. Se andassero a vedere chi era il nonno, chi era il bisnonno, sono sicuro che tanti magari non lo sanno, ma il proprio bisnonno, forse è un eroe di guerra, una persona che a un certo punto è stata chiamata dalla nazione, si è messa lo zaino in spalla, è partita da Reggio Calabria, è partita da Napoli, è partita da Lucca ed è andata a scrivere i confini di questa nazione col sangue. Ecco, quel sangue è ancora il nostro sangue, quella nazione che eravamo, noi dobbiamo e torneremo ad essere. Una delle nazioni più avanzate, una nazione in cui c'era ricchezza, c'era la possibilità di comprare casa, di mettere su famiglia, di immaginare un futuro. Noi possiamo tornare ad essere quella nazione, noi possiamo tornare a fare figli, che è la cosa più importante che dobbiamo fare. E io vi garantisco, come ho detto prima, che da qui a dieci anni noi ci saremo ripresi la nostra nazione, quindi uniti fino alla vittoria. Grazie.